del lavoro, a nostro avviso, non è assolutamente, assolutamente equa, non è, è una riforma dove comunque penalizza i lavoratori, i precari, e fondamentalmente siamo qui per manifestare contro questo governo che non fa niente per tutelare il lavoro, per tutelare i lavoratori. Non solo per l'articolo 18, ma specialmente anche a livello per i giovani, perché non c'è spazio nelle aziende, non c'è spazio dopo che escono dalle scuole per avviarsi nel mondo del lavoro. Io lavoro in un'azienda, dove una multinazionale americana, si chiama Parker. La nostra condizione è anche buona fondamentalmente, ma questo non vuol dire che bisogna pensare al proprio orticello. Perciò, nonostante tutto che la nostra azienda vada bene, la riforma ci mette sempre in allarme, abbiamo sempre paura di perdere i posti di lavoro e ormai siamo precari tutti anche con i contratti indeterminati. A livello generale, prima di tutto in questi paesi, perché le aziende stanno chiudendo tutte e non riusciamo a far inserire giovani, nonostante le aziende, comunque io vivo con la mia azienda, una multinazionale americana, dove il lavoro c'è, però non riusciamo a far inserire i giovani perché con questi contratti sono precariati, non vogliono riconoscergli mai niente, cercano sempre di scavalcare sempre quello che a livello sindacale c'è. Queste manifestazioni qua in questi paesi possono dare un senso ancora più forte rispetto alle città, vuol dire che comunque siamo proprio la frutta, ragazzi, questo è il discorso. Perciò noi siamo qua e saremo sempre qua a lottare, città, paese e quello che sia. E i metalmeccanici, come sempre, fanno sempre la loro parte. Speriamo che la CGIL non molli e che segua queste nostre idee e che segua i lavoratori. Volevo capire questa classe politica da che parte sta, perché se a favore dei licenziamenti noi come RSU faremo piazza pulita, diremo che qualsiasi partito, i parlamentari sono a favore di questo schifo e diremo di non andare a votare, perché se ci sarà un partito amico dei lavoratori diremo di andare a votare, ma se tutta la classe politica e i parlamentari sono a favore di quello schifo qua, noi non andremo più a votare. Dobbiamo seguire la piazza, i lavoratori, la gente, gli studenti, è la cosa più importante che c'è da seguire. Bisogna sentire le idee della gente, perché la piazza, ripeto, la piazza fa la differenza in tutte le cose.